Nell'ultimo periodo della sua vita, Schubert compose una serie di piccoli pezzi per pianoforte che furono intitolati dal suo editore Momenti musicali e improvvisi. In queste composizioni Schubert dimostrò come il pianoforte possa esprimere con poche pennellate e in maniera sintetica una sensazione, uno stato d'animo o un pensiero fugace sia di gioia che di tristezza. Ispirato all'improvviso numero 2 in La bemolle maggiore, opera 142 di Franz Schubert, eseguiremo ora un mottetto elaborato per coro a quattro voci dispari da Guglielmo Ravelli, intitolato Signore, ascolta. Dedichiamo questo brano alla memoria e al ricordo di Moreno Rusca, grande appassionato di musica. Thank you.